Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa diretta streaming che abbiamo organizzato questa sera presso la sala giunta di Confartigianato Udine in collaborazione con il CATA Artigianato FVG e con il Confidimprese. Una serata, una diretta streaming che abbiamo, a dire la verità, organizzato in fretta e furia anche per stemperare alle disposizioni regionali in materia di assembramenti e di formazione. Purtroppo dobbiamo, a nostro malgrado, rinunciare per il momento a una riunione fisica che avevamo organizzato oggi a Codroipo e domani a Gemona, in ottemperanza agli obblighi appunto imposti dalla regione per questa emergenza coronavirus. Però vogliamo esserci per illustrare appunto questi contributi a fondo perduto per il settore artigiano a valere dalla legge regionale, sulla legge regionale 12-2002. Una precisazione: questa diretta non va a sostituirsi agli incontri che abbiamo in previsione. Gli incontri di oggi a Codroipo e poi domani a Gemona verranno comunque replicati e riprogrammati nell'ultima settimana di marzo. Quindi torniamo un attimo all'oggetto della serata, contributi a fondo perduto per il settore artigiano, legge regionale 12-2002. Abbiamo qui con noi il direttore del CATA che ci illustrerà le novità che sono in previsione con il regolamento che è stato a quanto pare emanato dalla giunta regionale lo scorso venerdì e con un bando che si presume possa partire per la fine di marzo, primi di aprile. Ma su questo ci illustrerà più dettagliatamente il direttore del CATA e a seguire interverrà il direttore commerciale di Confidimprese per tracciarci un po' quelle che sono le opportunità di intervento appunto da parte del consorzio di garanzia. Quindi andiamo direttamente, procedo immediatamente a dare la parola a Alessandro Quaglio. Eccoci qua, buonasera a tutti, ringrazio anch'io da parte mia i colleghi di Confartigianato per l'opportunità che mi danno questa sera per incontrarvi, anche se è così in maniera un po' nuova come strumento, anche perché come diceva il collega Accaino dobbiamo attenerci alcune regole, ma noi volevamo comunque essere vicini alle imprese e essere vicini al nostro territorio. Di solito io questo incontro che facciamo direttamente sul territorio cerco di insomma, spiegare un po' quali sono le opportunità a fondo perduto per il nostro settore artigiano. Oggi, a differenza delle altre volte dove di solito ci porto via un'oretta alle imprese, volevo essere un po' più conciso, nel senso che comunque vedrete l'audio andrà e nel sottofondo vedrete le slide che di solito vado a spiegare di solito. Vorrei dare solamente alcuni focus per cercare di evitare che diventi troppo pesante la presentazione e come diceva il collega Caino, dopo sicuramente siccome faremo delle ulteriori serate a tema ma fatte vis-à-vis, quindi ognuno potrà parlarne di conseguenza direttamente in quelle serate, sarà tutto poi rimandato perché vogliamo essere appunto vicini, soprattutto che appunto le serate sono in procinto di continuare, ma sono vicine poi alla scadenza, che non è proprio così vicina, anche perché è ancora ipotetica, e che dovrebbe essere tra fine marzo, primi di aprile. Andando un po' nel un attimo solo che vado avanti con le slide, se il collega della regia mi aiuta. Ecco qua. Alcuni punti molto veloci, giusto per darvi così un focus. Allora, rispetto agli anni scorsi, dove questa slide qui, insomma, per chi ci conosce, per chi comunque ha avuto modo di venire alle varie serate, è stata completamente completata nella parte in alto a sinistra, dove vedete ci sono due loghi che riguardano la certificazione che mi cata dall'anno scorso. Oltre a essere certificato ISO 9001-2015, c'è anche certificato per la 27001. È un'importante certificazione che permette comunque al CATA di essere così una delle poche realtà regionali ad avere questo, di fregiarsi di questo riconoscimento avuto sul campo, perché comunque sono poche appunto le realtà che possono avere questo tipo di certificazione. L'ultima, che è quella che riguarda appunto la 27001, riguarda tutto quello che
tutto quello che riguarda sostanzialmente la parte informatica, quindi la tracciabilità e le procedure informatiche standardizzate. E qui, come al solito, vi faccio vedere un po' come sono andati i bandi dal 2013 al 2019, quindi vedete un po' la crescita esponenziale che è stata, che vi faccio vedere fino al 2018. Nel 2019 c'è stato un leggero calo, ma un leggero calo dovuto al fatto che una linea sostanzialmente contributiva rispetto all'anno precedente era stata sospesa, che è quella delle consulenze, a favore del successione di impresa, dove abbiamo avuto pochissime domande. E cosa che invece quest'anno, appunto, vi do l'anteprima, successione di imprese verrà a questo punto, per l'anno 2020, bloccata, o meglio, congelata, e sarà rimessa in pista l'attività delle consulenze. Vedete in alto, in basso a sinistra, a destra, scusate, tutto quello che riguarda la percentuale che di solito vi faccio vedere per quante sono le imprese artigiane che presentano domanda sui nostri bandi. Siamo partiti con 2017 con 2,79, che è il dato con il quale abbiamo iniziato sostanzialmente a controllare questo tipo di percentuale. Arrivare nel 2019 con 5,09, leggermente dicevo più basso, ma sostanzialmente, se andiamo a vedere lo stanziamento regionale, comunque è cresciuto, perché a parità, anzi a minor domanda, abbiamo avuto un maggior gettito, con un montante di circa 25 milioni. E qui vi faccio vedere un po', scusate, sostanzialmente quali sono le prime 20, le prime 20 comuni, chiaramente dove insistono le imprese, che hanno presentato più domande. Come provincia, la più prolifica sembra sia quella di Pordenone, che mi sembra ne abbia 7-8, poi segue Udine, poi appunto Trieste, Gorizia, Trieste. Trieste chiaramente rimane sempre la prima con 112 domande, perché a parte leggi grandi numeri, Trieste è quella che sostanzialmente ha più numero di imprese artigiane sul territorio. Vi dicevo inizialmente, la data ancora non è disponibile, ma sostanzialmente, così facendo un po' alcuni conti per quanto riguarda, appunto, diceva bene il collega prima, il testo unico è stato licenziato dalla giunta regionale il giorno 28, quindi venerdì scorso. Ci sono dei tempi tecnici perché appunto passi la promulgazione, quindi diventi operativo sul BUR e quindi la pubblicazione, che in via indicativa dovrebbe arrivare intorno a metà marzo, quindi per avere proprio efficacia, quindi avere anche l'opportunità all'impresa di pianificare i propri investimenti e la modulistica, verosimilmente potremmo andare a finire tra fine marzo e primi d'aprile. Dico verosimilmente perché sarò più preciso nei prossimi giorni, e quindi seguite magari anche il sito del CATA, dove metteremo le notizie più fresche. Per quanto riguarda invece lo stanziamento regionale con il quale partiamo, quindi il primo riparto 2020 è sostanzialmente 3.750.000 euro. Non è poco, sapendo che è un dato in divenire, perché 3.750, appunto, come vedete, è il primo riparto, ma con i primi disimpegni che andremo a mettere con fine marzo dovremo arrivare oltre 4 milioni. Quindi qui c'è una buona opportunità per le imprese sicuramente di presentare domanda, e se presentate nei primi mesi, sostanzialmente non avrete limiti, o comunque per il momento limiti per quanto riguarda gli esaurimenti, perché comunque con 4 milioni, insomma, il primo mese sicuramente ci possono essere delle buone aspettative per portare a casa il contributo. E come vi dicevo prima, è rientrato in pista consulenze con circa 90.000 euro, la fa un po' da padrone, giustamente, l'ammodernamento tecnologico che è operativo dal 2018 e sostanzialmente diventa un po' il fiore all'occhiello dei nostri contributi, sapendo che un po' va ad abbracciare molte categorie che fino al 2018 non erano riuscite a portare a casa nessun tipo, appunto, di contributo. Perché investire nel fondo perduto? Quindi perché su carta? Allora, chiaramente l'indubbio vantaggio fiscale e economico, quindi il fiscale, perché comunque posso comunque beneficiare di alcune agevolazioni, appunto, fiscali, e economico, per il fatto che comunque qui, pianificando una spesa per tempo, ho l'opportunità di portarmi a casa un 30, 40,
50% a fondo perduto che, visti i tempi, non sono sicuramente da buttare. Cata per il momento è l'unico contributo, o meglio sono gli unici contributi che gestiamo, che sono sul panorama regionale a favore del settore artigiano, quindi è l'unico riferimento regionale. È un bando molto semplice perché comunque rispetto a tanti altri bandi la modulistica è molto più semplificata e per accedere sostanzialmente a un finanziamento a fondo perduto, cioè a una procedura per avere un contributo a fondo perduto, basta sostanzialmente avere un preventivo e quindi è molto molto semplice. È un bando, come dicevo, semplice anche dal punto di vista della sua gestione, perché è un bando a sportello, e quindi vuol dire sostanzialmente chi prima arriva meglio alloggia. Quindi se riuscite a fare le domande nei primi mesi dell'apertura, molto probabilmente, come è successo negli anni passati, avrete la possibilità di avere il contributo concesso. Un piccolo appunto è che in ogni caso anche le imprese fino ad oggi, anzi fino al 2019, che hanno presentato domande l'ultimo giorno, voi anche per l'impegno che ha avuto la Regione, che ha avuto la Regione nei nostri confronti di mettere sul piatto sempre dei soldi per poter comunque soddisfare le domande che sono arrivate anche negli ultimi giorni, non siamo sempre riusciti sostanzialmente a soddisfare tutte le domande. Quindi anche quest'anno cercheremo chiaramente di farci promotori, ma se gli stanziamenti regionali saranno come quelli dell'anno scorso, a regime dovremo avere circa 8 milioni. Sperando poi, insomma, questo è un ragionamento a biglie ferme, sapendo che quello che sta succedendo, diciamo, a livello regionale, nazionale e internazionale, di cui chiaramente non sappiamo ancora gli sviluppi. E una cosa molto importante a cui ci tenevo sostanzialmente fare un piccolo appunto a voi che ci seguite da casa, qual è? Sono bandi che, come dicevo, e quando facciamo durante le serate, che continuo sempre a dire, che sono bandi che escono ogni anno. Quindi la cosa importante che voi sappiate, che dovete sapere, è che siccome escono ogni anno, voi potete pianificare gli investimenti e quindi pianificare anche l'obsolescenza delle vostre attrezzature che avete in azienda. Quindi sapete che un tornio dovete cambiarlo, dico un tornio che è la prima cosa che mi viene in mente, anche se chiaramente il tornio costa molto di più rispetto a quello che sono le spese ammissibili, ma se avete un'attrezzatura che è già sostanzialmente a fine maturo, quindi a fine ammortamento, iniziate già a capire come poter pianificare l'attività. Voi sapete meglio di me che quando un imprenditore artigiano ha bisogno di un'attrezzatura, a prescindere dal contributo, la deve comprare. Quindi, a maggior ragione, sapendo che ci sono dei contributi che escono ogni anno, pianificate per tempo. Soprattutto in questo periodo, dove magari in questi giorni il contratto di imprese, quindi qua, visto il periodo, non me la sento di provare a fare una domanda di contributo. Io invece insisto con le imprese: fate comunque la domanda di contributo, perché oggi abbiamo i soldi, domani, dopodomani, l'anno prossimo non sappiamo quanti ne avremo. Quindi l'impegno nostro è quello chiaramente di avere sempre le risorse da parte della Regione. L'impegno vostro invece è quello di pianificare gli investimenti anche in momenti in cui non c'è da pianificare, perché magari le prospettive non sono così rose, sapendo comunque che potrebbero essere rose tra un mese, e quindi trovarsi poi in difficoltà e dover comprare attrezzatura quando invece magari il bando è chiuso o non avete l'opportunità di avere un preventivo piuttosto che la necessità urgente di dover cambiare, e a quel punto poi vi mangiate anche quel poco contributo che avreste portato a casa se avreste fatto per tempo attività. E la novità per il 2020, per quanto riguarda, come dicevo, Cata, che è quella della certificazione 27001, noi ci siamo impegnati nel gestire attraverso il nostro sito una piattaforma in cloud, dove per la prima volta metteremo a disposizione delle imprese artigiane che faranno domanda di contributo una sorta di schedulazione. Quindi vorrà dire che voi riceverete una mail all'interno del quale vi profilerete, e entrando nella piattaforma in cloud dedicata andrete a vedere tutte quante le scadenze e l'attività che viene fatta dall'ufficio istruttoria sulle vostre domande di contributo. Vi manca un documento, non lo trovate nella vostra PEC, vi potete collegare in questa piattaforma cloud e vi scaricherete tutta la domanda o tutte le domande o tutta la documentazione che riguarda le domande che avete fatto dal 2020 in avanti. Vedremo se al limite pianificare anche per quello che riguarda il pregresso, ma intanto partiremo sicuramente con 2020.
E sostanzialmente di nuovo rispetto all'attività di presentazione non c'è molto, nel senso che comunque va sempre presentata, la domanda va presentata sempre via PEC e firmata digitalmente col solito costo delle 16 euro. E la novità, tra le novità importanti, che appunto sono state licenziate dalla giunta venerdì, tra le più importanti è quella che sostanzialmente non esiste più il divieto di cumulo con le garanzie rilasciate dai Confidi. Negli incontri che facevamo gli anni scorsi dicevamo sempre fate attenzione che se fate un investimento CATA e poi chiedete una garanzia consortile di Confidi Imprese Fuggire piuttosto che di altri Confidi, di fare attenzione perché comunque anche il Confidi dava la garanzia era in de minimis. Per quest'anno, visto comunque questa opportunità che era stata data, che si dà all'impresa appunto di veicolare un investimento tramite anche una garanzia consortile con gli uffici regionali e coordinandoci poi con gli uffici dei Confidi, abbiamo cercato di costruire un pacchetto per fare in modo che sostanzialmente l'impresa, è chiaro, se ha bisogno di fare un investimento e non ha risorse finanziarie per poter coprire la spesa, è chiaro che si deve rivolgere al Confidi. Quindi la maggior parte delle volte veniva visto come un cane che si mordeva la coda, perché ho bisogno di fare un investimento, mi mancano i soldi, chiudo i Confidi e garanzia consortile, quindi non riuscivo poi a chiudere il circolo. Dopo magari il collega della Mora vi spiegherà magari un po' meglio l'attività che fa i Confidi, però insomma era giusto venire incontro anche alle esigenze delle imprese perché questo sicuramente potrebbe essere un volano per gli investimenti, cosa che appunto tramite i Confidi può essere un aiuto sicuramente visto appunto i momenti. Qui andiamo al primo canale, quindi molto velocemente, quindi qui ripartiamo un po' con le classiche slide che di solito faccio vedere durante le serate. Qui sostanzialmente cosa è cambiato di nuovo? Diciamo che è cambiato solamente la parte che riguarda il punto B, vedete acquisti di macchinari, attrezzature, macchine operatrici, dove c'è scritto nuove di fabbrica, di importo superiore, unitario superiore a 100 euro. Ecco, fino agli anni scorsi definiva la frase, quindi voleva dire che se compravo una piccola attrezzatura che costava 99 euro al netto dell'IVA non andava bene. E, o meglio, faccio un esempio molto, molto pratico, uno comprava un computer nel preventivo, comprava un computer ma nel preventivo di spesa c'era scritto acquisto del computer ma veniva dettagliata la voce monitor, CPU, tastiera, mouse. Se fino ad oggi, appunto, fino all'anno scorso, dovevo sostanzialmente, visto che comunque appunto le attrezzature erano inferiori a 100 euro, mouse e tastiera avrei dovuto togliere l'investimento. Con questa specifica vera e propria, nel momento in cui l'accessorio diventa un accessorio giustificativo e quindi va diciamo, legato al bene che vado ad acquistare, quindi compro il computer, ma il computer senza mouse e senza tastiera non funziona. A questo punto qui i 100 euro possono essere superati. Questo vale per il computer, ma poteva valere anche ad esempio per le attrezzature che riguardavano i panificatori. Uno comprava un forno e dopo nel forno doveva metterci le teglie. Ecco, questo è un esempio pratico con il quale appunto volevamo maggiormente aiutare le imprese per il fatto che comunque il testo unico è giusto su sollecitazione, chiaramente che arriva direttamente durante le serate a tema. Veicolare l'informazione corretta, quindi nel momento in cui l'attività del testo unico è un po' starata rispetto a quello che è effettivamente la normale gestione di un ufficio piuttosto che un laboratorio artigiano, è giusto anche che voi facciate promotori e promotrici di alcune modifiche che possono comunque essere prese in carico da CATA, le associazioni di categoria, e essere portate poi negli uffici competenti. Qui sostanzialmente i limiti massimali e minimali di spesa sono rimasti sempre i medesimi, quindi 5.000-75.000 euro per le attrezzature e macchinari, l'acquisizione del piano di analisi 1.500-8.000 e per i dipendenti è rimasta la stessa voce, quindi 8.000-5.000 euro. Tenendo conto che qui nel salario netto, qui ad esempio noi diamo una tantum di 250 euro, sappiate che con gennaio sono ripartiti i bandi sulla legge 18, se non ricordo male, che non sono esistite dal CATA ma direttamente dalla direzione lavoro, che invece gli danno dei contributi, non una tantum, ma non messivizzati, ma
su alcune attività che possono riguardare stabilizzazione o assunzione di personale, appunto dipendente nuovo. Comunque, i riferimenti li trovate sulla direzione lavoro, non è di competenza indicata, mi faceva piacere comunque rendervi nota anche questa opportunità qui. Intensità rimane sempre 40 e 50%. Per quanto riguarda invece la seconda linea, adeguamento impianti, è rimasto tutto invariato, quindi anche qui 12 mesi di tempo per la rendicontazione della spesa, quindi fate attenzione qui soprattutto a tutto quello che riguarda la presentazione della domanda e l'inizio dell'attività appunto istruttoria, quindi non facciamo l'acquisto di attrezzature piuttosto che di migliorie edili piuttosto che altro prima di aver fatto la domanda, perché sennò la domanda non è ammissibile e non vale neanche lo stesso giorno, quindi lo posso fare solamente dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Quindi classiche tre tipologie, quindi prevenzione incendi, infortuni e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e antinquinamento. Sempre 5.000 e 50.000 minimo massimo di spesa, 30-40% con le medesime aggiunte della maggiorazione, quindi 10% se giovanile, femminile o zona a svantaggio economico. Andiamo a mostre fiere. Qui abbiamo cambiato qualcosina, lo vediamo poi nella seconda parte della slide. Quindi qui sostanzialmente rimane sempre il calendario fieristico 2020 autorizzato dalla regione, quindi qui dovete verificare che la fiera che voi andate a fare sia menzionata in questo calendario. Posso prendere le spese che riguardano e che possono essere sostenute fino a 15 mesi antecedenti la data di pubblicazione del decreto di apertura, quindi il decreto di apertura ancora non c'è, ma poniamo il caso che inizi il decreto di riapertura sia il 15 di marzo, butto lì una data. Vado indietro 15 mesi da quella data lì, quindi sostanzialmente arriverei a novembre 2018, quindi veramente un arco temporale molto, molto importante. Le spese sono sempre le stesse, quindi non è cambiato niente, in questo caso qui tasse iscrizione, affitto superficie espositiva, allestimento, noleggio, attrezzature e smontaggio e montaggio. Dove cambia? Vedete qui nella parte bassa dello schermo dove inizialmente appunto l'importo minimo massimo era 2.000-25.000 euro. Qui siamo riusciti con gli uffici regionali ad aumentare il massimale di spesa. Siamo riusciti a portarlo a 40.000, proprio per dare incontro a quelle imprese che ci credono nell'internazionalizzazione, ci credono nell'aggredire nuovi mercati e viste le domande di contributo che sono arrivate soprattutto l'anno scorso, abbiamo visto un ampliamento degli investimenti, quindi ci faceva comunque piacere essere vicini a queste imprese con un piccolo aiuto aumentando il limite massimo di spesa, non potendo modificare la percentuale, però questo vuol dire che al posto di portare a casa 7.000 euro, in questo caso qui se fosse il 40% ne porterei a casa quasi 4x4, 16, insomma una bella cifra, più di 13-14.000 euro al netto della ritenuta, quindi sicuramente un buon aiuto. Artigianato artistico, qui è rimasto sostanzialmente invariata la cosa, quindi non è cambiato assolutamente niente, quindi rimane sempre il fatto che se uno non è iscritto all'artigianato artistico non può fare la domanda, o meglio, potrà fare la domanda nel momento in cui in maniera preventiva tramite gli uffici di Confartigianato, che è l'ufficio che appunto ci ospita questa sera, potrà inoltrare alla CPA la richiesta di essere iscritto in questa zona. Nelle mostre artistiche, e solo dopo aver fatto questa comunicazione, quindi la comunicazione unica alla Camera di Commercio, potrà allegare questa comunicazione alla domanda di contributo che verrà poi visionata dai nostri uffici in fase istruttoria. Qui rimangono sempre i 12 mesi per quanto riguarda i tempi di rendicontazione. Qui abbiamo aggiornato col testo unico anche qui i 100 euro, quindi nel momento in cui i beni inferiori ai 100 euro siano strumentali o accessori rispetto ai beni appunto utilizzati nel contributo, possono rientrare in questo caso qui. Facevo prima l'esempio delle teglie con il forno per il panificatore, ad esempio.
Limite minimi e massimi sono sempre rimasti invariati, con la medesima intensità di urto, sempre 30 e 40% di intensità. Consulenze. Qui adesso vi dicevo in fase preliminare è stato tolto il canale successione di impresa che abbiamo messo come provocazione nel 2019 proprio per alcuni segnali arrivati dal territorio, però abbiamo visto che ha avuto un poco tiraggio, che sono pervenute solamente 9 domande, e a questo punto abbiamo preferito con gli uffici regionali ragionare invece perché non provare a inserire ancora consulenze. Credo che il momento sia interessante perché comunque sempre più le imprese hanno bisogno di certificazioni, appunto, sia di prodotto che di processo, proprio in vista anche di entrare in filiere piuttosto che acquisire di aggredire nel mercato, dove chiedono sempre più la patente certificativa, che in questo caso appunto sono le certificazioni che vengono chieste alle imprese del nostro territorio. E quindi qui sostanzialmente abbiamo certificazioni, ma anche tutto quello che riguarda la parte amministrativa, cioè la messa a punto ad esempio di nuovi prodotti, processi produttivi o miglioramento degli stessi. Quindi se ho bisogno di un consulente che mi dia una mano a mettere in piedi un controllo di gestione per controllare i miei costi, le mie commesse, quindi per cercare di fare un controllo di gestione interna che mi permetta di marginare meglio i miei profitti e perdite, perché non provare a iniziare a mettere il naso proprio nella contabilità. Qui chiaramente parliamo di contabilità non a spicciola, cioè nel senso di contabilità fatta dal commercialista, cioè la fiscale, ma la contabilità industriale, quindi qui non andiamo ad abbattere il costo del commercialista che vi tiene la contabilità, ma deve essere un servizio assolutamente aggiuntivo. E anche qui 12 mesi. I contenuti devono essere specialistici, nel senso che comunque chi vi fa la certificazione deve essere assolutamente una persona certificata, nel senso che se chiedete una certificazione su prodotti o processi, deve essere un ente certificato. O se fate dicevo prima, un controllo di gestione, non potete scegliere un consulente che vende software, dovete scegliere un consulente che abbia delle conoscenze e competenze tecniche che faccia quel tipo di attività lì. Quindi appunto certificato con un curriculum vitae piuttosto che un codice Ateco della propria attività. Se chiedo la regia perché non riesco ad andare avanti, ecco qui, rimane sempre i 3 e 24 mila euro come spesa minima e massima ammissibile, sempre 30 e 40%. Andiamo alla penultima linea che riguarda appunto sempre le imprese di piccolissime dimensioni, che è un po' la linea più gettonata a livello assoluto, ma non da un punto di vista di livello assoluto di domanda, ma non a livello assoluto di budget stanziato, perché qui le domande anche quest'anno sono arrivate oltre le 500, e quindi la fa un po' da padrone. Quindi il momento, sicuramente, dicevo prima, se fossero 8 milioni dobbiamo comunque cercare di spenderli, perché è un'attività che va a beneficio di tutti quanti. Quindi anche qui, se ci sono imprese che non se la sentono e non hanno voglia di cimentarsi in domande di contributo, o meglio, non hanno risorse finanziarie, se non vogliono appunto provare a buttare lì dei preventivi che possono comunque tornare utili da qui a 12 a 18 mesi, se eventualmente ci fosse una proroga, provate a cimentarvi magari con questa linea contributiva che fa la differenza sul bilancio. Perché cosa facciamo? Qui diamo un aiuto sostanziale alle imprese, perché andiamo ad abbattere quali sono gli oneri finanziari delle imprese, perché qui andiamo ad abbattere quegli oneri finanziari che sono stati generati dal sistema bancario, nonché appunto dall'attività gestionale aziendale dell'anno 2019, quindi 1/1/31/12/2019. Quindi le tre voci di spesa sono le tenimento di garanzie, il pagamento oneri finanziari con le solite specifiche e l'acquisizione delle consulenze per quanto riguarda la pianificazione finanziaria. Qui veramente, visti i momenti, piuttosto di niente, meglio piuttosto, quindi portiamo a casa anche quel poco che magari riteniamo di avere. Anche se sono 600-700 euro, nella domanda ve la fate, credo che il 50% anche di 700 euro, 350 euro,
siano comunque ben presi perché, ripeto, è un contributo a fondo perduto. Qui, in ogni caso, potreste portare a casa il 50% di 18.000 euro. Io spero che non sia mai 18.000, ma se non dovesse averli, comunque porterebbe a casa di buoni risultati. Sapendo che questo è un aiuto in conto capitale, in conto esercizio, che fa spostare l'asticella sopra o sotto, il più o il meno, quando tirate la linea al bilancio, perché portando a casa 5-6 mila euro può fare assolutamente la differenza e andare a impiegare quelle risorse finanziarie per andare magari a fare magari degli investimenti nell'anno prossimo. Vi chiedo sostanzialmente qui anche una cortesia che è quella di, per evitare dei passaggi e delle integrazioni che vengono poi richieste, di essere più completi possibile quando fate la domanda di contributo per questa linea piuttosto che delle altre. Quindi vi si chiede sempre i preventivi, ma anche qui allegare le copie dei conti correnti. Ecco qui un appunto che vi faccio è che nella modulistica, se volete prendere come riferimento per chi non ha dimestichezza, non ha mai fatto domande di contributo da CATA, potrà utilizzare intanto per capire un po' cosa viene chiesto, scusate, cosa viene chiesto in fase di domanda, la modulistica 2019. La 2020 è in corso di revisione, ma su alcuni punti molto semplici, però appunto sarà sicuramente diversa, quindi non fate attenzione poi in fase di presentazione della domanda, perché prendendo una domanda, un modulo rispetto a un altro, vi fa archiviare una domanda di contributo perché utilizzate una modulistica non corretta. Ultima linea di contributo riguarda appunto l'ammodernamento tecnologico. Anche qui non è cambiato sostanzialmente niente, se non le classiche regole che rimangono, quindi 5 anni di iscrizione all'AIA e che non siano iscritto artistico tradizionale con appunto l'esclusione per quelli che risiedono fuori dalla zona A e B. Faccio un piccolo appunto perché abbiamo fatto un interpello di uffici regionali per una domanda di contributo e quindi c'è stato un quesito che ci ha aiutato appunto nel delibere un caso e ve lo porto a conoscenza. Quindi nel caso in cui negli anni precedenti le domande di contributo, ad esempio, che sono arrivate per coloro i quali presentano un passaggio diretto da impresa vecchia a impresa nuova, piuttosto che un passaggio generazionale per il fatto che comunque sia passato con la morte del padre piuttosto che un parente, quindi un passaggio diretto al figlio, quindi cambia un po' la continuità di impresa esiste ancora, ma cambia il numero AIA e quindi sostanzialmente il testo unico fino ad oggi ci dava un po' contro. E col 2020 invece avremo la possibilità, coloro i quali dovessero cedere un ramo d'azienda piuttosto che ci sia una continuità dell'impresa, quindi una continuità vera e propria con atto e anche scritto all'interno, poi nella visura camerale quando andremo a fare le istruttorie, potranno utilizzare questo canale contributivo anche coloro i quali si trovano nella fattispecie magari di aver acquisito un ramo d'azienda o un'azienda magari nei 3 anni, invece l'azienda magari è già costituita da illo tempore, quindi magari che è un'azienda storica del territorio da magari più di 20 anni. E qui la cosa che è cambiata rimane sempre quello che riguarda appunto i 100 euro che riguardavano appunto questa modifica che vale su quelle 3 linee, quindi ammodernamento tecnologico, artigianato artistico e nuove imprese. Quindi sempre se il bene diventa questi 100 euro sono accessori a questo bene che viene acquistato, può essere appunto sorpassato questo limite. L'esclusione sull'hardware e beni in materiali e software, c'è sempre la solita esclusione, quindi laptop, cellulari e tablet, quindi questo è l'unico, diciamo, gli unici beni che non possiamo andare ad acquistare con il nostro contributo. Qui dico sempre, mi raccomando, fate attenzione ai 12, fate 12 mesi, quindi qui avete, è vero, un arco temporale di un anno, ma un anno da quando avete la concessione, per quello vi dico adesso, magari il momento non è quello di investire, però visto che avevamo detto inizialmente, sappiate che c'è un'obsolescenza programmata dei vostri beni. Siccome spesso capita che le cose si rompono quando non devono, e magari si rompono a gennaio dell'anno prossimo, i bandi sono chiusi, fate una domanda già adesso, magari poi avete comunque tutto il tempo di presentarla entro 12 mesi, quindi noi andremo a lavorarla. Se partiamo a marzo,
a giugno-luglio, quindi da luglio partirà in 12 mesi, se non basta in 12 mesi potete chiedere ulteriormente proroga. Non dovesse andare bene perché magari avete chiesto Trapano e magari il Trapano non vi serve più perché vi si è rotto qualcos'altro, potrete comunque fare una domanda di variazione della spesa e a quel punto lì potete comunque beneficiare, chiaramente non andando in più, ma magari arrivando più o meno alla stessa spesa potete comunque provare a cimentarli. Qui sono rimasti invariati i 20.000 e i 3.000, quindi non è cambiato assolutamente niente. E quindi diciamo che è il più semplice questo tipo di attività che riguarda la linea del modellamento tecnologico ed è appunto la seconda linea più utilizzata e la prima linea per importo massimo per quanto riguarda gli stanziamenti del nostro budget messi a disposizione. E quindi dicevo, la modulistica la trovate sul nostro sito, ma la troverete adesso, trovate solo per il 2019, con una piccola attenzione che siccome l'RNA, quindi il Registro Nazionale di Stato, sapete che è entrato in vigore qualche tempo fa, diventerà operativo a tutti gli effetti col 1 luglio 2020. Quindi fate attenzione a questo perché sennò rischiamo poi di utilizzare la modulistica che non va bene. Sul sito troverete fino al 30 giugno la modulistica che va bene fino al 30 giugno. Dal 1 luglio noi andremo a sostituire la modulistica che va tra bene dal 1 luglio al 30 settembre. Perché? Perché dal 1 luglio al 30 settembre non dovrete più in fase istruttoria presentare la dichiarazione de minimis, che invece faremo direttamente noi tramite la piattaforma di RNA. E invece fino al 30 giugno dovremo andare ancora con il doppio binario. Quindi noi faremo prima della concessione chiederemo la dichiarazione de minimis e controlleremo anche all'interno della nostra piattaforma. E una cosa che vi dico in più che mi preme ma non riguarda la modulistica è fate attenzione soprattutto alle spese, o meglio, ai titoli di credito con i quali andate a sostenere le spese. Perché sempre più ci sono dei problemi in fase di rendicontazione, purtroppo nel momento in cui il rendiconto arriva e la spesa è sostenuta con metodo di pagamento non ammissibile, la domanda va in archiviazione. Quindi fate attenzione, i modi sono quelli che sono segnati all'interno del nostro sito, nel testo unico e all'interno della concessione. Quindi non vanno bene gli assegni, né assegni bancari, né circolari, ma solamente bonifici, ricevute bancarie, paglia postale, quindi tutto quello che sostanzialmente rimane tracciato. È scritto comunque all'interno della concessione, quindi fate attenzione perché è un problema poi in fase di rendicontazione trovarci di fronte a peggior ragione a una spesa sostenuta e quindi l'imprenditore si aspetta di portare a casa un tributo, ma dall'altra parte glielo possiamo concedere perché ha utilizzato un metodo di pagamento non corretto, quindi oltre al danno è anche la beffa, quindi fate attenzione che avete tutto il tempo di fare le cose bene, fate con calma. Se qualche fornitore vi chiede in fase di conferma di un preventivo un assegno, non fate l'assegno, fate un bonifico di 1.000 euro, fate un assegno di 500, non fate frazionamenti di pagamenti non ammissibili perché la fattura frazionata non è ammissibile, anche se avete pagato la fattura di 2.000 euro, ma 500 in contanti che erano ammissibili, ma 1.500 con bonifico, non vanno, scusate, 2.500, 500 con contanti e 2.000 con bonifico, non va bene perché il pagamento è frazionato. Il pagamento deve essere fatto una sola volta e su un unico documento. E ultima cosa che vi dico adesso, non so se siete interessati, ma è una cosa che noi con la società di categoria stiamo lavorando ormai da circa 3 anni, è una linea che si chiama Gestione Eventi, dove andiamo sostanzialmente a utilizzare dei fondi regionali per sostenere le imprese per quanto riguarda attività informative, quindi attività che possono riguardare appunto alcune serate a tema, come può essere questa che facciamo questa sera, ma magari con attività trasversali con appunto docenti esterni, piuttosto che invece aiutare le imprese ad aumentare la loro visibilità all'interno delle attività fieristiche e manifestazioni in generale. E quindi noi utilizziamo queste risorse messe a disposizione dalla regione per aiutare le imprese
e l'artigianato artistico, quindi cerchiamo delle imprese che siano dedicate ai canali B2C, quindi imprese che vanno direttamente al consumatore, sia a livello anche manifatturiero e anche agroalimentare. Ci sono due eventi che noi andremo, scusate, non due eventi, quattro eventi che andremo sostanzialmente un po' a sponsorizzare piuttosto che gestire, speriamo insieme a Promoturismo e FVG, che sono Artigiano in Fiera, che verrà fatto appunto a Milano, Parco Lana, che viene a ottobre, Friuli Doc, settembre, e in prosito Busti di Frontiera, che insomma sono delle attività che sono ancora diciamo, in fase embrionale, ma dove noi vorremmo effettivamente portare l'artigianato d'eccellenza, che è quello appunto che noi cerchiamo per l'attività di promozione del nostro territorio. Qui ci sono i nostri riferimenti come al solito, quindi i miei uffici, io rimango a disposizione per qualsiasi necessità, quindi mi trovate sempre a Trieste, oppure fate passare la chiamata, sono sempre disponibile. Gli uffici di Confartigianato avete visto prima il collega Caino, e dopo chiaramente gli uffici di Confartigianato, visto che comunque siamo a casa loro. Io per il momento ho finito, vi ringrazio dell'attenzione, spero di non avervi annoiato. Se ci sono domande, Domanda. tre Sì. domande. La prima domanda riguarda il fatto se al CATA possono accedere anche i regimi che hanno adottato le ditte, le aziende che hanno adottato un regime di Sì. contabilità forfettario. Sì. La seconda domanda riguarda le imprese di nuova costituzione, se sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda. Sì. E la terza domanda riguarda per la linea di ammodernamento tecnologico, ma io farei un appunto su tutte le linee, se sono ammissibili le spese sostenute con leasing. Sì. Ok, voi lasciami appunto così. Allora, passo un attimo. Per quanto riguarda i forfettari, la risposta è sì, quindi non c'è problema. Per quanto riguarda la nuova costituzione, quindi le spese sostenute prima della domanda, assolutamente sì, nel senso che è l'unica linea che permette di fare delle spese prima della presentazione della domanda, perché sostanzialmente se l'impresa nasce rischia di perdere tutte quelle fatte sostanzialmente prima. Quindi qui posso andare indietro, l'arco temporale sono le 6 mesi prima di iscrizione all'AIA e 24 mesi dopo, quindi avete un arco temporale di circa 30 mesi. Questo è l'arco all'interno del quale avere le spese ammissibili. Devono ricadere in questo arco temporale qui, quindi non posso andare prima e non posso andare dopo. 6 mesi prima dell'iscrizione all'AIA e 24 mesi dopo. Per quanto riguarda il leasing sull'ammodernamento tecnologico, no, non è ammissibile la voce di spesa, perché il leasing sostanzialmente è un affitto e quindi l'affitto non è ammissibile. Quindi qui sostanzialmente dovrei andare ad acquistare il bene, e quindi l'unico è o ho fatto il finanziamento con la banca, e la banca poi diventa magari prendendo confidi, quindi facendo un finanziamento diretto. Però un leasing, non essendo un bene dell'impresa, perché noi andiamo sostanzialmente ad aiutare le imprese che fanno un investimento. Qui, in questa cosa qui, il leasing è un investimento sì, ma il bene non è dell'impresa, quindi invece questa cosa qui l'impresa deve essere lei è il detentore del bene, quindi il proprietario, perché poi c'è un vincolo di destinazione del bene che, per quanto riguarda i beni immobili, deve essere tenuto per un anno dalla data in cui ho presentato, da quando ho presentato il rendiconto. Se non ci sono altre domande, passo la parola al collega Della Mora. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti, presento, sono Marco Della Mora, sono il responsabile commerciale e servizio contro garanzia di Confidimprese. Questa sera presentiamo quella che è l'attività di Confidi, in qualità di garante che ha come obiettivo quello di favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Anzitutto, riagganciandomi a quanto detto dal collega poco prima, quest'anno assistiamo a una grande novità. Finalmente le garanzie di Confidimprese sono, ai fini dei minimis cumulabili,
con i contributi CATA, un impegno che ci ha visti lavorare assieme, quindi un grande obiettivo raggiunto appunto da Confartigianato, Provvidenza Giuda, dal CATA e da Confidimpresa. Andrò veloce su alcune slide, rappresentano inizialmente quelle che è l'attività del Confidi. Confidi è un ente di garanzia, eroga garanzie forti per favorire l'accesso al credito. Aziende, pur dinamiche e competitive, per concedere un prestito, per avere un prestito, si vedono richiedere dagli istituti di credito forti coperture fideiussorie. Per ridurre quindi che cosa? I rischi di perdita. Confidimpresa serve propriamente a questo, serve a fornire delle garanzie. Garanzie, ma non solo, anche set di informazioni che servono a ridurre quelle che sono definite asimmetrie informative tra banca e impresa. Quindi permettono di dare una miglior visione di quello che è il vostro, quella che è la vostra impresa a, diciamo, l'istituto di credito. Oltre a questo, l'attività si concretizza con un'attività di assistenza finanziaria, quindi si valutano attentamente quelle che sono le esigenze dell'impresa, si individua quello che è il finanziamento più virtuoso e più conveniente anche in termini di tasso. Qui la collaborazione è evidente con Confartigianato e quindi è evidente come la sinergia tra strutture come le nostre possano portare a dare le risposte ricercate dalle imprese. E per quanto riguarda poi queste sono le attività. Quindi in buona sostanza alle banche i Confidi offrono garanzie forti per mitigare il rischio finanziario. Garanzie anche riassicurate al fondo centrale che permettono di azzerare quelli che sono gli assorbimenti patrimoniali e forniscono tutto quel set informativo che serve a, diciamo, individuare meglio i rischi. Alle imprese invece, che cosa forniscono i Confidi? Un ampliamento della capacità di credito. La banca, rischiando di meno, può erogare maggiore credito all'impresa, può erogare questo credito a condizioni vantaggiose, avendo meno rischi, e vi è una certezza delle condizioni applicate perché sono quelle previste convenzionalmente. Quindi ci sono dei tassi che sono convenzionati e che permettono quindi di andare a ridurre quelli che sono i costi per l'impresa. Confidimpresa è uno dei 34 confidi italiani, ovvero l'unico Confidi con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia, iscritto all'albo dei Confidi maggiori, dei Confidi vigilati, rilascia garanzie ovviamente a prima richiesta e diciamo queste garanzie sono equiparate alle garanzie delle banche. Siamo il più grande Confidi del Friuli Venezia Giulia, quattro numeri molto velocemente, non vi tedio oltre, 14.000 soci, abbiamo 53 milioni di euro di attivo patrimoniale, è un total capital ratio che serve a misurare quella che è, diciamo, la forza patrimoniale che è del pari al 26%. Operiamo in tutta la regione, su tutte le forme tecniche, quindi garantiamo tutte le imprese, tutte le PMI, quindi dall'artigianato all'industria, al commercio, all'agricoltura, nonché i liberi professionisti. L'impegno della garanzia serve appunto, è servito appunto negli anni di maggior crisi. Noi abbiamo avuto un forte sviluppo in questi ultimi 20 anni. Garantiamo operazioni per 320 milioni di euro. Per accedere alla garanzia bisogna essere soci, il costo è di 200 euro una tantum. Fatta l'iscrizione, possiamo andare a richiedere la garanzia. Il percorso della garanzia è quello che vedete rappresentato, quindi l'impresa si rivolge alla banca, o meglio, è bene che si rivolga contemporaneamente alla banca e al Confidi. Il Confidi rilascia la garanzia, la banca la riceve e procede a derogare. Qual è la documentazione che viene richiesta? Ecco, questa magari è importante perché molte volte i tempi si allungano appunto per mancanza di documentazione. I documenti di identità
gli ultimi bilanci analitici approvati e l'ultimo bilancio provvisorio disponibile, l'ultima dichiarazione dei redditi, la finalità degli investimenti ed in caso di irregolarità contributive la compilazione di un apposito modello. La concessione della garanzia noi non la facciamo con un calcolo automatico, viene considerato l'effettivo fabbisogno di credito da parte dell'impresa e si valuta il merito creditizio di ogni singola impresa. Un'impresa può quindi beneficiare di garanzie complessive fino a un massimo di 500.000 euro, rappresentate come nella slide che trovate evidenziata. Quindi un rischio massimo di 50.000, se consideriamo una garanzia al 50%, pari a 50.000 euro, piuttosto smobilizzo crediti, arriviamo ai 500.000 di importo finanziato, ovvero 250.000 di garantito, e per i mutui si può arrivare fino a un massimo di un rischio di 300.000 euro, derogabile questi quindi con un aumento a 550.000 euro complessivi. Le delibere avvengono, come vedete, settimanalmente, quindi i tempi di risposta delle nostre deliberazioni sono intorno ai 10 giorni lavorativi. E al sistema di rating proprietario di Confidimprese è abbinato quindi un sistema di rating. Sia il sottoscritto che il personale fidi delle nostre strutture sono a disposizione per fare le attività che dicevamo, un'analisi condivisa delle pratiche piuttosto un'analisi di quella che è la situazione della vostra impresa, ovviamente previo appuntamento, ovviamente presso i nostri uffici. Volevo rappresentarvi anche l'assistenza alla compilazione di quella che è la modulistica. Per fare la pratica abbiamo detto modello di iscrizione, vi possiamo aiutare a farlo, modello di richiesta garanzia, contattateci, non c'è nessun problema, vi seguiamo nella predisposizione di questa documentazione. Abbiamo cercato in questi anni di innovare il nostro sistema, lo abbiamo innovato, diciamo, avendo come obiettivo ultimo quella della completa digitalizzazione del processo. Le lettere di garanzia voi le riceverete sempre a mezzo PEC, in caso di rinnovi vi viene inviato un modello completo, un modello di domanda completo precompilato, sarà da verificare i dati in esso contenuti, modificarli, aggiornarli e possono essere rinviati tutta la documentazione. Il sito internet riporta tutte le nostre informazioni, quindi posso avere assistenza per la compilazione della domanda, posso richiedere diciamo una consulenza, posso trovare due servizi estremamente interessanti che sono il servizio eSpeak, dove si può conoscere attraverso un fornitore terzo che è appunto Mod Finance, un rating fintech della propria impresa, piuttosto che trovare quelle che sono le agevolazioni, oltre a quelle CATA che abbiamo ben avuto rappresentate quest'oggi, tutte quelle che possono essere altri tipi di agevolazioni, ricordando che il CATA è l'unico strumento per il settore artigianale che eroga contributi a fondo perduto. Altri tipi di contributi, conto interesse ce ne sono e via avanti. Vado avanti velocemente per arrivare un po' al tema di attualità. Il tema di attualità è quello appunto dell'emergenza coronavirus che ci vede impegnati in prima fila. Come prima risposta, quello che Confidimprese ha fatto è mettere immediatamente a disposizione queste iniziative, ovvero supportare la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in corso con appunto la sospensione per i 12 mesi, con gli accordi ABI che stiamo attendendo anche in aggiornamento in questa settimana, piuttosto che con accordi non ABI. Erogazioni di affidamenti in conto corrente fino a 100.000 euro, piuttosto che finanziamenti bullet, quindi non un conto ma proprio un finanziamento con una rata unica finale di fino a 150.000 euro, piuttosto che finanziamenti fino a 60 mesi con preammortamento di 12 mesi, quindi andrò a pagare la prima rata fra 12 mesi,
fino ad arrivare ai 300.000 euro. Tutte queste iniziative sono supportate da garanzie forti fino all'80%, perché per permettere quindi che cosa? Un più facile ottenimento di questa necessità o coprire queste che sono le necessità dell'impresa. Io non andrei oltre rispetto a queste che sono l'iniziativa diciamo di attualità e più importante quella che sicuramente crea maggiore apprensione al nostro tessuto produttivo. Ci sono altre linee di credito agevolative, io adesso ve le scorro molto velocemente, giusto per darvi una panoramica, ma per ricordarvi che siamo a disposizione appunto per poi approfondire quelle che possono essere le esigenze. Dicevamo del Fondo Centrale di Garanzia, primo player del mondo della controgaranzia in Friuli Venezia Giulia è Confidimprese. Il fondo di garanzia è, immaginate, un riassicuratore come un po' i Lloyd di Londra per le assicurazioni, cioè quindi noi riassicuriamo quello che è il nostro rischio presso un fondo pubblico che permette appunto di innalzare notevolmente quelle che sono le percentuali di garanzia, ma non solo innalzare le percentuali di garanzia, ma anche fornire scontistiche fino al 70% della quota credito, circa quindi il 30% del complessivo costo della garanzia Confidi. Quindi uno strumento che utilizziamo, che stiamo utilizzando, che permette quindi di aumentare notevolmente i volumi di credito, permette anche di contrarre magari eventualmente anche numerosità di in banche con cui le imprese si interfacciano, quindi riducendo consecutivamente i costi. Ecco, altri prodotti speciali sono quelli che vedete rappresentati, cioè legge di stabilità, fondi export FES, Fondo Centrale di Garanzia che ho appena detto, piuttosto crisi popolari venete per quelle imprese o titolari di impresa che detengono titoli di Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza. Per questi ci sono appunto delle forme di garanzia che permettono anche qui di supportare in maniera importante le imprese. Non mi dilungo oltre, i riferimenti e quant'altro sono poi disponibili sul nostro sito che è www.confidimpresefvg.it. Concludo solo con dire che l'utilizzo combinato di la garanzia Confidi con i contributi agevolativi a fondo perduto del CATA permettono sicuramente alle aziende artigiane di migliorare quella che è la propria struttura finanziaria e migliorare i propri indici di liquidità. Quindi uno sprone ad utilizzare entrambe le soluzioni, sia per gli investimenti, quindi la possibilità, quindi nel momento in cui vado ad investire, ad ottenere del credito in maniera più semplice attraverso la garanzia Confidi, ma ricordo anche il prodotto per le imprese di piccolissima dimensione, fino ai 500.000 di fatturato, fino a 10 ULA, che queste aziende che hanno questo tipo di dimensione possono richiedere un contributo per rientrare di quelli che sono stati i costi delle garanzie Confidi, piuttosto che possono rientrare di quelli che sono in parte i costi degli oneri finanziari che hanno sostenuto nell'anno. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola a Davide Accaino, a Confartigianato, che ringrazio ancora per averci dato questa opportunità di sfruttare nuovi canali che permettono anche di essere un pochettino più vicini alle imprese. Grazie. Benissimo, allora io riprendo la parola semplicemente per concludere, quindi ringraziare tutte le imprese che hanno assistito a questa diretta streaming, per ringraziare i relatori Alessandro Quaglio e Marco Della Mora che ci hanno illustrato tutte le opportunità a favore del comparto artigiano. E per mettere appunto a disposizione anche i nostri uffici di Confartigianato, sia quelli periferici, sia quelli centrali, cioè nella persona del sottoscritto, Davide Accaino, per eventuali chiarimenti
chiarimenti. Tra l'altro, vedevamo che c'erano ancora un paio di domande alle quali mi riservo di rispondere in separata sede. Sono due domande che riguardano la linea di adeguamento sotto l'impianto e normativa di sicurezza e un'altra sull'ammodernamento tecnologico. Vi ho già risposto via mail che vi contatterò a breve per darvi le risposte perché meritano una trattazione un po' più approfondita e un'interazione che non siamo in grado di poter offrirvi in una diretta streaming. Pertanto, vi auguro a tutti una buona serata e speriamo di vederci quanto prima. Esatto, giusto. Dimenticavo il regista Luca Nardone che ci ha assistito egregiamente sia per l'attività preparatoria che poi anche nell'attività di supporto live. Benissimo, di nuovo un ringraziamento a tutti e a presto con le riunioni proprio fisiche sul territorio che programmeremo a breve. Buona serata.